Amici, ma soprattutto amiche. Abbiamo salvato la Costituzione, ragazzi. Sentiamoci tutti quanti degli eroi. Le prime dichiarazioni, mentre c'erano ancora gli exit poll, neanche i dati ufficiali. Beh, prima di tutto Salvini, che è stracontento. Non perché pensa di prendere chissà quali voti, come qualcuno sostiene, ma perché comunque, porca miseria, la Costituzione è salva. E quello che gli importava che uno, noi andassimo a esprimere la nostra opinione, e due, che la Costituzione non fosse sbudellata. E niente, ce l'abbiamo fatta. La Meloni ha detto più o meno la stessa cosa. E un altro di quelli che ho sentito immediatamente dopo Salvini e Meloni è stato Di Battista. Di Battista del Movimento 5 Stelle, che bla bla bla, sì che bello, abbiamo salvato la Costituzione, adesso elezioni subito, andiamo a governare, il nostro programma, primo punto, il sistema di approvvigionamento energetico. Di Ba, ti senti bene? Mi ha fatto rimanere male molto Del Rio, che ha detto: ma sì, noi stiamo in mezzo alla gente, però con questo voto ci siamo accorti che la gente non sta bene. Quindi pensa, se facevano passare la riforma, questi pensavano che noi si stava bene, per dire. Certo che anche Di Battista, secondo te la prima cosa che dobbiamo andare a vedere è l'approvvigionamento energetico? Gente che si impicca per le cartelle esattoriali, gente che non riesce a pagare lo stipendio ai dipendenti e o le tasse a scelta, gente che vi è sbattuta fuori di casa ogni 5 minuti, anziani che rovistano negli scarti dei mercati. Ma ti sembra che la prima cosa di cui ci dobbiamo occupare è il sistema energetico? Veramente non fateli andare questi al governo, perché io ho ancora più paura di Renzi. Cioè, Renzi faceva delle cose, poi non ascoltava gli altri quando gli dicevano delle boiate. Ma questo, cioè, primo punto è il sistema energetico. Ma dove vivono questi? Siamo messi come il Burundi? Secondo voi il Burundi si sbatte sul sistema energetico? Non credo. Questi hanno una minima idea di dove vivono. Mentre Renzi era lì a dare le sue dimissioni, che ha cannato tutto, non ha capito niente, questo salta fuori con sta cazzata. C'è ancora un'altra dimensione, c'è la dimensione in cui vivono quelli del PD, c'è la dimensione in cui vivono quelli dei 5 Stelle, e poi ci siamo noi che viviamo nel mondo vero, reale. Il sistema energetico non ci sembra affatto un problema. Volevo far sapere a tutti quelli che hanno intenzione di votare il Movimento 5 Stelle che finiamo ancora peggio. Cioè, se stavamo male con Renzi, potenzialmente staremo ancora peggio. Per favore, non fatelo. Se mettete un mi piace al video e vi iscrivete al canale, mi fate un enorme favore. Ci vediamo settimana prossima con un altro video di qualche nuova succulenta dichiarazione di quelli a cui gli è salito l'andare a comandare. A settimana prossima!